Buonasera a tutti, bentornati sul canale e per chi non mi conosce sono Lucio, l'istruttore di chitarra, l'istruttore un po' di tutto quello che si può imparare nella vita. Rispondo a Matteo. Matteo mi ha scritto, caro Lucio, volevo sapere secondo te il gergo militare della musica, che è sesso, droga e rock and roll, fra le tre quale sceglieresti? Allora, ti rispondo subito Matteo, sesso, droga, rock and roll, io dico che pigliate il sesso meglio, la droga non toccarla perché fa male, lo sanno pure i bambini che fa male, ti fa ricoglionire la droga, che cazzo non la tocca a fare. Sai perché? Ti dico, c'è un amico mio che una volta si è drogato mentre stava a cantare e poi dopo la chitarra ha iniziato a suonare così e si è lanciato dal palco e si è spaccato capocollo perché pensava che sotto il palco ci stava l'acqua, invece stavamo a cantare sopra un castello. Questo per farti capire che la droga è pericolosa, quindi è meglio sesso. Poi rock and roll ci sta, non fa sesso assieme al rock and roll, nel senso che ti viene complicato. Boh, dipende, se sei batterista puoi fare sesso mentre contemporaneamente metti fai rock and roll. Non ti spiego come, però immaginate, c'hai il bacchette. Basta, la fantasia è tua. Poi rispondo a quello nuovo, come si chiama? Aspetta che leggo. Alexander. Ma non fai prima a chiamarti Alessandro, Alexander. Vabbè, scusami, non volevo. Va bene, Alexander. Allora, così mi scriviti? Come mai le chitarre possono avere anche 12 corde? L'ho appena letto oggi su internet. Allora, io ho sempre detto che la chitarra deve avere 6 corde, però 12 corde vuol dire che qualcuno ne ha messo di più. Sono quelli che vogliono fare gazzosa, capito? Quelli fanatici. I fanatici ne mettono 12, ma tu stai imparando a suonare la chitarra? Se poi sei un esperto, Alexander, se tu sei un esperto, allora mettine anche 24. E poi se tocchi la ragazza, gli spezzi un braccio, robe così, perché ti diventa una forza con questa mano, cioè praticamente sei costretto ad andare in giro con una manina piccola, piccolina piccolina e questa mano gigante. E secondo come ti muovi, picchi qualcheduno, togli l'occhio a qualcuno, che ne so, scippi una borsetta perché agganci il dito a un. Cioè, ti possono capitare cose brutte, diciamo. Guidando, che ne so, sei fuori così tranquillo, metti fuori la mano dal finestrino, ammazzi un ciclista. Tante cose, diventi pericoloso. Perché la mano diventa deforme. Se, cioè, ne ho conosciuto ragazzi che hanno messo anche 54 corde, 64 corde, 80, 100, cioè il record mondiale sono 1000 corde tutte in una chitarra, tutte schiacciate con un dito contemporaneamente. Infatti questo era il record anche del dito più grosso al mondo. Cioè, non so che lavoro faceva, sicuramente faceva buchi per le piante. Cioè, però immaginate con un dito così ne approfitti, ti lasci l'unghia grande, fai lo scavo e poi giusto puoi anche arrotondare il buco e metterci la piantina. Piantina, quello addirittura penso metteva anche alberi di limoni e un po' di tutto, macchia mediterranea. Poi andiamo avanti. Chi c'è ancora che mi ha scritto? Mi scrive, ah, ecco una ragazza stavolta. Ciao, bellissima, come ti chiami? Gialberta. Ciao Gialberta, dimmi tutto. Mi piaci tanto, mi fa un sacco ride, vorrei vedere se puoi insegnare pure a guidare la macchina. Certo Gialberta ti posso insegnare a guidare la macchina, però dovrei fare un altro tipo di tutorial in questo momento che non ho le qualità, capito? Però ti posso dire che c'è una cosa che fai così, guarda Gialberta, ti giri così, ta ta ta, è una cosa automatica, no? Ti giri così e ti fa a sinistra con la macchina, ti giri così e ti fa a destra con la macchina, poi ogni tanto ti giri, te c'è questa leva, prendi e metti avanti e indietro, metti avanti e indietro e giri così, e già lì sei, il 90% l'hai imparato. Basta, poi il resto sono cazzate, sono robe che cambiano ogni giorno, un cartello una volta è una mucca, poi ci mettono un gambello, poi ci mettono un po' di tutto, cioè Alberta, non preoccupate, tu fai, guida, andiamo avanti. Chi mi ha scritto, vediamo ancora, Gian Gilberto. Gian Gilberto, ciao, volevo sapere se esiste una canzone per beccare più pesce quando stai a pescare. Già Gilberto, anche tu sei particolare con le richieste, però ti posso dire che esiste proprio questa canzone. E guarda, fa proprio così, guarda. Sai perché fa questo suono? Questo suono lo fa perché il pesce sente. Con la vibrazione dell'acqua il pesce si avvicina in superficie e si avvicina alla riva. Tu continui e dici anche: pesci! Esci! E poi cambi dall'acqua! C'è una frittata fatta di uova, la vuoi assaggiare?
in mezzo al mare. E lui già, che cazzo sarà questa frittata? Perché un pesce non ne mangia di frittate, al massimo mangia mangime. E lì decidi di buttare la canna da pesca. Mentre che hai fatto, questa si chiama musica pastura. Bene l'atmosfera, che cazzo ne so, io fino a lì te posso insegnare, perché lì ci vuole uno che se ne intende di psicologia vescifera. Per la canzone dei pesci è questa qua. Aspetta, scusate che mi stanno sempre a messaggiare. Volevo sapere se conosci anche la canzone per far arrivare i cinghiali dalla montagna. Chi è che sei tu? Polvero. Polvero. Ciao, Polvero. Allora, senti, Polvero, c'è un sistema per far uscire dalla macchia i cinghiali. Però è una musica violenta, cioè te devi già fare come ti entri nella macchia. E deve durare minimo 3 quarti d'ora quest'urlo, capito? Alla fine il cinghiale si rompe i coglioni, perché di giorno lui dorme, di giorno lui pelle e scatta, perché si aprono i cespugli, capito? Quando passa lui, non fate trovare in quella direzione? Sono un amico mio che senza i cosi, capito? Li ha persi proprio, cioè immaginate, il cinghiale se ne è andato via con due palline attaccate qua. Quindi, dopo che esce dalla macchia, ci vogliono 3 o 4 amici con blocchetti, mattoni, qualcosa, nascosti sopra una montagnetta, e come c'è il cinghiale che scappa, gli tirate i mattoni. Attenzione a non tirarveli uno contro l'altro, capito? In testa, perché può capitare. E niente, io dico che per oggi può bastare, grazie a tutti. Ci vediamo, ciao ciao, vi voglio bene.